Alvoreto? Un piccolo Alvoreto alla guida. Ma voi potreste mai pensare un mezzo che si addice di più all'Alvoreto? Ma che fai dentro il parco alla macchina? Ultra? Volevi provare a fare due sgomme nel prato? Facciamolo. Hai sgommato? Ma non mi sembra. E perché eri fermo di andare più veloce? Ho capito, non c'è spazio. Ci vuoi spiegare come mai hai portato dentro la macchina? Cioè, dobbiamo sistemare un po' questa roba qua perché sta arrivando l'estate e credo che il Toto voglia incominciare prima o poi a usare la linea grossa prima dell'inizio del Crankworks. Ne abbiamo approfittato? Perché il vento ci ha scoperto tutto, ragazzi. Esatto, il vento, ragazzi, ci ha già scoperto la linea grossa. Già che è scoperta, approfittiamone. Mettiamo a posto gli atterraggi perché ogni anno, siccome d'inverno non si riesce a usare, siccome c'è troppo poca velocità di solito per fare sta linea, gli atterraggi, cosa succede d'inverno? Come se scoppiasse la terra. Infatti, se adesso la vedete bene, vedete che sopra tutto l'atterraggio è tipo cioè questo strato di terrina che non va bene. E quindi ora dobbiamo rischiacciare tutti, perché questo straterello in realtà ti fa sia perdere velocità, ma poi non è il massimo per salti così grossi, soprattutto a terra un po' storto e c'è giù la polverina scivolosa. La macchina serve proprio a questo, a ricompattare tutti questi atterraggi che, se dovessimo schiacciarli a mano a pala, tanti calli. Allora, la tecnica, ragazzi, è molto semplice. Si bagna, poi si aspetta un attimo perché così l'acqua viene assorbita un po' dal terreno e poi avanti e indietro con la macchina. Tutto questo ripetuto per tutti gli atterraggi della linea grossa. Oh! Il CRV, ragazzi, e non la squadra, perché la squadra gratta sotto, invece il CRV è abbastanza alto e non guarda tocca. Dagli lo schiaffetto, Albi. Mostrami che risultato è venuto fuori. Esatto, guardate bene, guardate adesso il piano, guardate che roba. Guardate quanto è liscio. Oddio, l'ho sentito di nuovo. Aspetta, vai. Vediamo quanto si piega le tue caviglie rotte. No. Michael Jackson. L'Alberto mi sta facendo vedere un segreto della macchina. Vuoi essere un uomo alfa, ma hai dimenticato gli attrezzi? Non c'è problema. Ah, cioè i tavoli in macchina. Vuoi segnalare dove ci sono i lavori? Farsi annunciare al citofono. Ma che cazzo c'entra? L'area videosorvegliata. Perché c'è questi cartelli? Non lo so. Ho una mega news per voi, ragazzi. Volevo presentarvi, siccome adesso abbiamo fame perché stiamo lavorando un po', il mio nuovo sponsor, che è The Protein Works. È un nuovo brand nato da poco. Si occupa sempre di alimentazione sportiva. Madonna, che posti scomodi, ma sediamoci per terra, ma... Allora, a noi non ci piacciono le cose normali, quindi questo non è un biscotto alla ciliegia qualsiasi, ma ha dentro tipo il peperoncino. Ho un po' spazio. No, io volevo assaggiare la banana choc chipper. Oh! Guarda qua. Che ovviamente, ragazzi, tutti questi prodotti sono proteici, quindi, detto in parole povere, hanno la funzione di saziarvi, essere gustosi, dare energie, poi ovviamente non farvi ingrassare. Infatti come noi che ne mangiamo troppi e ingrassiamo lo stesso mangiando così. Tu non li apriresti tutti questi pacchettini? Lo vedete molto spesso nei miei video, quindi The Protein Works, vi lascio il link in descrizione, andate a curiosare il sito. Vi voglio anche un'altra cosa, perché rispetto a tanti brand che fanno questo tipo di prodotti, ci hanno promesso un approccio più gustoso, che per ora si sta avverando. Cosa dici? Era bananoso. Assolutamente sì. Vieni, vieni che ci divertiamo, vieni. L'altro giorno è venuto quello che ha riparato il bag, perché avevamo un taglio che qui ha lasciato dentro l'airbag un pezzo di legno. Ma è vicino, devi solo sporgerti un attimo e prenderlo. Va bene! Vai Albi! Vai, vai, vai! Boom, entra tutto! Boom! Vediamo! Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video! Ah, come potete ben vedere dalla mia folta chioma e da un po' la barba più lunga, sono passati circa 10 giorni da quell'ultima clip. Siamo tornati in park, ma qualcosa non so perché mi dice che oggi non gireremo ancora sulla linea grossa, ragazzi. Tra l'altro c'è un vento veramente potente. Facci la ola. Oh. Eccola. Arriva, Ale! Infatti noi previdenti abbiamo praticamente già
coperto tutta la linea grossa. Abbiamo solo scoperto la pump track perché magari così diciamo a girarci. Però prima che arrivi questo maledetto temporale, ho una notiziona da darvi. Ci abbiamo lavorato per un sacco di tempo. Mi avete chiesto dopo il video, la fine dell'inizio, mi avete detto: voglio la felpa, voglio la maglietta, tutto assolutamente. Ragazzi, siamo arrivati a un dunque. Prima di arrivare a farvi vedere cosa abbiamo fatto, volevo presentarvi la nuova mascotte del canale, ragazzi. No, non è l'alboreto. Non è questa. Indicamela. Indicamela, grazie. È qua. Ah. Qua. È lei, bravo, bravo Ivo. Falla arrabbiare. Oh. Piano. Durante il processo di creazione del logo, il nostro grafico Manuel è comparsa questo diavoletto, questo mostriciattolo. Che in realtà, non so se avete visto, ma anche nel video, la fine dell'inizio, c'è un punto del video in cui io ho messo appositamente nel montaggio e io in ogni evento, in ogni situazione faccio sempre così. Ho anche tipo in tantissime outro nei miei video, ho fatto le cornine eccetera. È un mio gesto molto distintivo, lo faccio sempre. E io l'avevo detto a Manuel. Manuel è venuto fuori con questa idea, con questo personaggino che è praticamente un diavoletto, che però è una mano che fa le cornine sostanzialmente. E mi ha detto: ma cazzo, ma creiamo qualcosa da mettere sul canale? Perché sapete che io uso tante volte i meme oppure tanti green screen nei miei video per rendere tutto più dinamico. Ho detto: ma potrei fare tipo la mia versione di queste cose. Quindi abbiamo fatto un po' di emoji proprio mie. Il Toto, sotto forma di diavoletto, che fa cose, ne avete viste un paio adesso. Sono nel discorrere degli anni, ragazzi, vedrete tutto. Quanto cazzo è difficile stare di fianco alla telecamera senza sembrare un coglione. E quindi, ragazzi, voi sarete qui perché sarete incollati a questo schermo, perché adesso vi svelo che cosa abbiamo fatto, ragazzi. Sei pronto? Senti il rumore, Feta? Senti il rumore? Oh, cos'era? Prendili in faccia, bastardo. Guantino in collaborazione con Forn, col logo in gigantografia. Ma ragazzi, vi ho dovuto presentare la mia mascotte. Perché abbiamo... vi ricordate che erano delle cornina viola? Mostraci, Albi. Tac, guardate. Siccome è collabo, abbiamo da una parte il logo di Forn e dall'altra il logo del Toto. Ma facci vedere la particolarità quando metti le ditina sui frenini. No. Oh my god. Altro che, sta per arrivare il temporale e mi sa che ci conviene comprare la pump track. In descrizione, ragazzi, trovate il link. Numero limitato, ragazzi. Quindi, se facciamo vedere a Forn che se ne vanno in qualche secondo, ne facciamo altri e ne facciamo di più belli. Si parte da un foglio bianco. Che cos'è il bianco? È la luce, sono tutti i colori. Saremo capaci di lasciare un messaggio e allora lei deve cominciare quasi a urlare facendo... Si può girare! Dai, prima di iniziare a girare, è per te! Grazie! Con questa capigliatura! Con i guanti del Toto? Sì. Alboretate? Il 20% in più. Che freschezza! Purtroppo, ragazzi, il vento non è che è calato molto. Quindi magari adesso sfruttiamo un po' la pump trackina. Vediamo di fare un po' di trick tecnici qua in pump track, che così miglioriamo un po' la velocità. Olè! Mamma mia, che giramento di testa! Troppo facile. Bello.
quel gioco che fanno di solito. Acchiappa la talpa. Quel gioco che si chiama tipo add on, cioè aggiungi. Tu praticamente fai un trick sul primo salto, io lo faccio, e se lo faccio giusto il tuo trick che hai fatto te, io ne faccio sul salto dopo un altro. Tu il giro dopo devi fare anche te il tuo trick, il mio trick, e farne un altro te. E bello, così via. Bello. Direi che possiamo partire freschi freschi con un bar spin a salire sul primo panetto. Ok. Ah, adesso fa lo sbruffone, adesso lo martelliamo subito. Subito dopo faccio no futta a scendere. Taglia tutta la pantra che si fa manual su quel panettone. Proprio passo di qua, taglio a caso. Pannolino! Da questa gobba si olla su qui. Oh. 180. Io aggiungo a Bubaca, ruota dietro col freno e vai indietro in fake fino a qua. No! Io adesso ho sbagliato non il suo trick che aveva detto lui, ho sbagliato il trick che avrei dovuto fare io, quindi purtroppo ho perso il trick favorito che dovevo fare, cioè imposta lui sempre su quella struttura lì. Qui al posto che fare Abubaka to fakey, sì, facciamo rock 100. Ah ragazzi, vi evito di mettere sempre la prima parte, però io che sono il vigile controllo che la faccia giusta, Ehi! Fuggem! Fatto. Ok, vai su, Fuggemino. Mezza pedalatina rubata. Cioè, ho deciso per chiudere la situazione. Vado sul basic, ma sullo stronzo. Arriverò lì, che sarò morto. Su tutte queste gobbe qua, tutte fino Bar a quella spin. Bar spin su tutte, ragazzi. Porca zia. Bar spin su tutte. Sull'ultima gobba mi è scivolata via la mano. Ragazzi, qui bisogna mettere like e iscriversi solo per, no, per sta roba, cioè in decembre. Ragazzi, io e voi ci siamo fermati perché non ne potevamo più. Poi c'era un arboreto da rasare. E ragazzi, vi ricordo che in descrizione ci sono i guanti. Ci sono pochissimi esemplari, ragazzi. Quindi vedete di mangiarveli, che esatto, noi li rimettiamo. È solo l'inizio della collaborazione con Forn, quindi vedete di mangiarli. Il video è iniziato sulla linea grossa. Speravo di girare sulla linea grossa, che non abbiamo ancora fatto neanche un video sulla linea grossa in questo 2021. Magari, siccome ormai l'arboreto c'ha i miei guanti, prossimo video step down arboreto. No! Bella.